Buongiorno ragazzi, buongiornissimo caffè, solito caffè mattutino, benvenuti in questo mio nuovo video del pagellone di Peppone, ma anche un mini giorno dopo, ok? Bene, lo sapete cosa sono le pecore? Lo sapete, sì? Le pecore sono degli animali molto carini, belli carini, coccolosi, pacioccosi, che però appena ne parla una, beh, tutti gli altri corrono appresso. Beh, 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 tutti, tutti quanti corrono appresso, ok? Bene, vi ho, diciamo, disegnato un po' come si comporta la pecora in generale. Ieri, dopo la partita, anche stamattina, ok, il Napoli vince 4-0, tutti contenti, tutti felici, tutti pimpanti, ne è bastato uno a dire una frase che per me è insulsa, che per me è vergognosa, che per me dopo quel tweet, perché io ormai sono frequentatore di tweet, soprattutto con la squadra di Pro Club, ho letto uno stronzo che ha detto ma avete vinto perché Maradona è morto, chiunque avrebbe perso. Fuorigioco, cioè hanno perso 4-0 fuorigioco, va bene. E queste frasi, no, queste frasi per arrampicarsi sugli specchi. Nemmeno dopo neanche un minuto. Beh, 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 tutto quanto a pista questa unica frase. E pure sotto al video su YouTube, al mio video su YouTube. Ma questa partita me puzza, me puzza, me puzza. Me puzzo, non è che è ascellatore che puzzo, no, può capire, che poi pure un altro. Sta partita l'avete vinta perché vogliono far vincere il Milan lo scudetto, li portacci vostro. Ma è una cosa che non capisco, no, una cosa non capisco. Perché quando il Napoli vince, il giorno dopo è sempre una polemica, sempre qualcuno deve dire deve dire qualcosa contro, mica dice no, bella partita, bel Napoli, così, colà, così. È l'avversario che dice no, abbiamo giocato male, approccio sbagliato, non eravamo in forma, che pure è una scusa accettabile. No, cioè, ho letto pure i romanisti che ma noi avevamo Dzeko. Scusate, ma Dzeko non è il vostro top player, non è il titolare. Dzeko, nato qua un pallone, Dzeko, il grandissimo Dzeko, che io non l'ho mai adorato come giocatore. Dzeko, il grande Dzeko, ma va a fa muck. Ma pigliate questi quattro palloni, è stato... Ma tu quanto mi fanno incazzare? Cioè, Napoli fa una prestazione degna di nota. E tutti si aggrappano le scuse. Maradona, questa frase, avete vinto perché è morto Maradona, è una frase insulsa. È vergognosa. Vergognatevi, teste di cazzo, vergognatevi. Mamma mia, inciava. Cioè, quando il Napoli vince con una grande, trovano le scuse. Quando il Napoli vince con una piccola, ma quella piccola è scarsa. Cioè, mai dare meriti a Napoli, mai, sempre scuse. Mai gli advenne a fanculo, ma gli advenne. Adesso capisco il rosicone che tipo è una pecora. Basta che un rosicone dica, beh, tutti gli altri, beh. I mortacci vostri. Io sono contento che ieri, dopo tanti anni, mi vedevo felice, pure altri lo hanno confermato. Sì, effettivamente ero felice, vai io. Perché finalmente ho visto un Napoli cazzuto, un Napoli con le palle. Mi è piaciuto. Questo merito di Gattuso, del grande Gattuso, che molti lo vogliono out. Perché? Non lo so perché. Vabbè, sicuramente deve migliorare Gattuso, amore di. Ma se il Napoli confermasse la stessa prestazione di ieri nelle partite future, minchia, mi viene da dire minchia. Allora, pagelline, pagellotte, Meret, non è stato minimamente impegnato, e qua mi fermo.
di Lorenzo 6,5. Nel primo tempo non ha avuto pericoli dalla sua fascia, a parte i primi 5-10 minuti. Poi primo tempo 0. Nel secondo tempo Spinazzola ha avuto un po' più di libertà, visto che Lozano era morto, era stanco. Però anche Fonseca le avrebbe detto spingi di più, Spinazzola ha spinto di più. E però Di Lorenzo l'ha conteso bene difensivamente, quindi complimenti a Dilo che conferma, o meglio conferma, ritrova una prestazione degna di nota. Manolas 6,5, anche se per me meriterebbe 7 Manolas, soprattutto dopo quel boom a Dzeko, proprio per dirgli lievitanz. Manolas ieri ha giocato con la Kazim, Kazim da ex, mi viene da dire, quindi complimentoni. Koulibaly uguale 6,5, non ha lasciato spazio a Dzeko, manco un centimetro, e questo mi piace di Koulibaly, quindi anche lui ritrova una prestazione più che sufficiente personalmente, quindi va bene Koulibaly. Mario Rui, solo per quel tacco a volo che ha dato l'avvio del 3-0, del 2-0, sì, 2-0, 3-0, 2-0, meriterebbe 8, però ridendo e scherzando un 6,5 se lo merita. Mario Rui, il solito Mario Rui, gioco semplice, pochi cross mi viene da dire, anche perché coi cross non c'ha nessuno in mezzo all'area, c'hanno tutti i tappi, quindi cosa vuoi da Mario Rui. Comunque 6,5, tutto rispetto da parte di Mario Rui. Demme 6,5, anzi no, io a Demme gli do 7. Demme 7 perché ha fatto il Demme giocando nella sua posizione da mediano davanti alla difesa, da mediano di rottura, da diga di centrocampo, da uno che deve intercettare i palloni, da uno che deve ringhiare sulle caviglie. Minchia, ha fatto una bella prestazione, mi è piaciuto. Quindi per me Demme meriterebbe la titolarità. E tecnicamente anche ha giocato bene, ha cercato diverse verticalizzazioni avanti, ha fatto il solito Demme nel 4-3-3, ha fatto il solito Demme, quindi complimenti a Dieguito. Fabian Ruiz 7 solo per il gol, anche se è stato un gol proprio, mamma mia, tirato proprio incredibile, perché quello era un tiro proprio, mamma mia. Ma comunque ha segnato, l'importante è che ha segnato. E Fabian Ruiz, io non lo capisco, cioè è un giocatore di enormi qualità, enormi qualità. Molti lo odiano, ok? Lo odiano perché è lento, un pachiderma, eccetera, eccetera, eccetera. Pure a me sta iniziando a starmi sui coglioni, ok? Però dico, cazzo, sei un giocatore di enormi qualità. Sei nazionale spagnolo, ok? Giochi in nazionale spagnola in cui sforni prestazioni degne di nota. Perché quando vieni a Napoli giochi come una mezza calzetta? Mi viene da dire. Fabian Ruiz 7 perché ha giocato bene. Sinceramente ha giocato bene. Anche se i primi 10 minuti del primo tempo ha sbagliato troppi passaggi. Poi c'è stata un'occasione in cui invece di buttarla dentro oppure controllarla, ha dato un passaggio d'esterno a Mertens, che però Mertens stava troppo vicino, quindi da Fabian Ruiz mi aspetto tanto, anche perché ieri ha giocato anche da trequartista, neanche da mezzala, ma vabbè. Poi Lozano 6,5, mi è piaciuto molto nella sua fase di recupero, nella fase di non possesso, bravo a chiudere le ripartenze di Spinazzola e anche di Mkhitaryan, che l'ha chiuso bene. Però in fase offensiva sì, ok, è stata una spia nel fianco, soprattutto nel primo tempo costringendo Spinazzola a stare dietro. Però da Lozano mi aspetto molto di più, uno che abbia il coraggio di puntare l'uomo più sulla velocità, sulla tecnica. Purtroppo Lozano su questo deve imparare, giocare nello stretto. Lui è bravo a giocare in campo aperto, deve imparare a giocare nello stretto, triangolo, dribbling, queste cose semplici sulla carta, però io da Lozano mi aspetto questo. Zielinski 7, trequartista, finalmente lo vediamo in una sua posizione,
con compiti meno difensivi e si vede. Tenendo presente che è stato fuori un mese per Covid, deve ritrovare la forma, però ha fatto diversi movimenti interessanti, movimenti da trequartista. Ha giocato anche mezzala ieri e ha servito un ottimo assist per Mertens, che però è stata ben parata da Mirante, che si è disteso. Ma comunque Zielinski per me può giocare benissimo titolare. Per me ha giocato meglio lui trequartista che Mertens, sinceramente, nel 4-2-3-1, se Gattuso volesse confermare il 4-2-3-1. Insigne, il migliore in campo, 7,5, una punizione stratosferica. Molti dicono: ma Miranda ha messo due uomini in barriera, che ci sta l'errore del portiere, però ingarrare proprio la porta, quella è magia. Poi ha servito anche l'assist, ha guidato l'attacco verso il 2-0, vero leader di questa sera, serata dedicata a Diego. Quindi di tutto rispetto, Insigne, che si è ritrovato, e speriamo che possa continuare queste sue prestazioni degne di nota. Mertens 6,5, a parte il gol non l'ho visto tanto coinvolto, tanto, insomma, l'ho visto un po' arrugginito da ruolo da punta, mi viene da dire. Ha scambiato poche volte con i compagni, ma comunque per il resto ha segnato, anche se è stato un gol molto facile su ribattuta di Mirante. E vabbè. I sostituti: Lobotka, Petagna e Elmas senza voto. Politano 6,5, appena entrato ha fatto un gol di ribattuta, si è scartato il portiere, quindi voglio, che vogliamo dire di più a Politano? Per me è il giocatore che sta più in forma di tutti, insieme a Insigne, personalmente. Gattuso. Io a Gattuso gli do 7. 7 perché mi ha smentito. 7 perché io prima della partita ho detto: io la vedo nera, perché la Roma stava in un momento strepitoso. Ok? Stava in un momento strepitoso. Però poi, vedendo la partita, vedendo come giocava il Napoli, che non era affatto un 4-2-3-1, ma era un 4-3-3 mascherato da 4-2-3-1, in fase di non possesso si trasformava in 4-5-1, 4-1-4-1, con Demme davanti alla difesa. Zielinski e Fabian Ruiz li ha alternati molte volte, soprattutto nel secondo tempo, con Fabian Ruiz a fare il ruolo da trequartista. Ma comunque, se Gattuso si mette in testa che il 4-3-3 è il modulo per il Napoli, ok? Perché il 4-2-3-1, ok, ho fatto un video tempo fa che il 4-2-3-1 esalta gli attaccanti, è vero, ma senza punta, se lo fai sempre poi diventi prevedibile. Insomma, il 4-3-3 per me non solo hai più qualità, ma metti una presenza in più al centrocampo, perché nel calcio il centrocampo è quello più importante, è il motore del calcio, nella mia idea di gioco. Altra cosa di Gattuso, che mi è piaciuta la sua dichiarazione di ieri: mo, quello che è successo a Maradona è finito, la veglia, i cori, chiamiamole manifestazioni, eccetera, manifestazioni d'affetto, sono finite, sono 3 giorni. Io penso che adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e tornare come prima, e ad andare ufficialmente, ritornare in quarantena. Io ho una fottuta paura, e ve lo dico proprio in faccia, che il 6 dovrebbe finire la quarantena, ma io penso che questa quarantena si allungherà ulteriormente se i positivi dovessero aumentare un'altra volta. E il rischio, e il rischio, e il rischio è tanto, tanto, tanto. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere le vostre pagelle, i vostri pensieri riguardo all'intro, chiamiamolo iniziale. Come sempre faccio un video lunghissimo, ma grazie a chi lo vedrà fino alla fine. Un saluto a tutti, forza Napoli sempre, e ci vediamo domani con un video particolare che secondo me molti non ci penseranno. Ciao, voglio!